I profughi accendono la polemica politica. A dimostrarlo la doppia manifestazione organizzata oggi a Vigo d'Arzere, la prima convocata dal centrodestra, la seconda dal centrosinistra. Gli uni davanti alla caserma, luogo che potrebbe ospitare la nuova ondata di profughi in arrivo, i secondi da piazza Bachelet, capitanati dal sindaco che ieri ha ritirato in serata le sue dimissioni dopo aver ricevuto le prime rassicurazioni proprio da esponenti del suo partito in Parlamento. Contemporaneamente oggi a Battaglia Terme il comitato cittadini si riuniva in piazza per dire basta dopo la richiesta di utilizzare anche l'hotel Terme come sito cui destinare migranti. Ed oggi lo scontro tra i due candidati Luca Zaia e Alessandra Moretti si è consumato nel Trevigiano proprio su come gestire l'emergenza. All'indomani della notizia dell'arrivo di 700 nuovi migranti entro lunedì in tutto il Veneto. Sappiamo che scappare da una guerra, da una carestia non può essere certamente ritenuta una criminalità, certo dovevamo attrezzarci prima. Moretti si dice al fianco dei sindaci del PD che oggi stanno minacciando di togliere la fascia. Il 10 luglio del 2014 la Regione Veneto aveva dato rassicurazione al Ministero degli Interni che avrebbe predisposto le strutture necessarie. Dove sono? La Moretti dovrebbe fare un colpo di telefono al suo capo di partito che sta riempiendo il Veneto, facendo incazzare anche i sindaci del PD, di migliaia di immigrati, presunti e falsi profughi. Rispedisce al mittente le accuse direttamente Matteo Salvini, segretario federale della Lega, oggi nel Trevigiano per sostenere Luca Zaia. Solo il 10% sono veri profughi, ha ribadito Salvini, gli altri vanno riportati a casa come sono arrivati. La nostra posizione è chiara, è no. Siccome ho l'impressione che qualcuno non abbia ancora ben capito che no, è ancora più no. Noi abbiamo già dato, facciano con chi deve ancora dare, ma soprattutto aiutiamoli a casa loro. Intanto domani il Premier Matteo Renzi sarà proprio in Veneto, in mattinata, a Padova, per sostenere la candidata Alessandra Moretti.